Ciao a tutti cari amici, io sono Gianluca, GDA per gli amici e bentornati in un nuovo video, in un video molto chiacchierato, come avete potuto leggere dalla descrizione. Vi parlerò un po' di questo Comic-Con Napoli 2024. Il Comic-Con si è concluso ormai da una settimanella, però mi andava di fare questo videino un po' di chiacchiera in cui vi racconto la mia esperienza di questa edizione della fiera. Io non ci andavo da un paio d'anni, quindi mi ha fatto molto molto piacere ritornare, poi vi faccio vedere gli acquisti e le cose che mi sono portato a casa. So che aspettate quella parte particolarmente, però prima volevo raccontarvi un pochino com'è andata. È stato un Comic Con molto molto bello, devo dire. È una fiera che ogni anno sta crescendo sempre di più e nonostante il mio cuore ovviamente appartiene follemente a Lucca Comics and Games, Napoli ha la sua dimensione, devo dire. È un posto che riesce a dare una bella varietà ad ogni settore dell'intrattenimento, dal cinema con una programmazione molto molto interessante, dei bellissimi ospiti, il gioco, il videogioco, il fumetto ovviamente, che è la cosa che mi interessa particolarmente insieme al cinema di queste fiere, tanti ospiti, tanti momenti interessanti, tanti panel davvero belli, davvero validi, e poi soprattutto Napoli, una cosa che rispetto a Lucca ad esempio, in cui tutti quanti sono un po' immersi nel proprio vortice, quindi è difficile incrociarsi e passare del tempo insieme, permette anche di fare quello. Sono stato infatti molto molto contento di riuscire a trascorrere un po' di tempo con colleghi, amici giornalisti, creators, di conoscerne alcuni che non avevo mai visto dal vivo e di passare del tempo insieme, anche soltanto rilassati a chiacchierare davanti a una birra nel chill, una cosa abbastanza rara da fare di solito nella follia delle fiere. Invece Napoli è una dimensione per la quale è possibile farlo. Ed è una cosa che devo dire è sempre bella a fare. Tra tutti quanti i veri amici, tra l'altro, sono riuscito a incrociare anche il magico Simone di SDV Artworks. Questa maglietta è sua, maglietta di Ritorno al Futuro, vi faccio vedere anche il dietro. Eccolo qua. Simone, tra l'altro, è un amico, fa degli artworks veramente fighi, lato cinema. Andate a vedere il sito, ve lo metto qua in descrizione. Fa poster, magliette, rielabora insomma un po' di grafiche cinematografiche con il suo stile. Fa tutto a mano con acquerelli e fa delle illustrazioni veramente pazzesche. Ovviamente, questa me la sono portata a casa. Oltretutto, lato professionale, anche questo Comic Con è stato veramente molto interessante perché ho avuto l'occasione di poter far parte del comitato di selezione dei premi Micheluzzi di quest'anno insieme ad altri grandi colleghi, tutti validissimi, e quindi è stato bello insomma vedere un po' dove è andata la giuria a scegliere le categorie e i vincitori tra i candidati che avevamo selezionato. Quindi mi ha fatto piacere vedere questo processo nel quale sono stato coinvolto in prima persona. E poi nell'arco dei 4 giorni di Comic Con ho anche moderato alcuni panel veramente interessanti con figure molto diverse, con Simone Laudiero, che è un autore fantasy davvero forte, che adesso ha fatto anche un libro basato sul mondo del GDR, Spaghetti Fantasy di Brancalonia, dategli un'occhiata. Un panel sulle visioni contrapposte della fantascienza con Enrico Pinto, autore dello Schermo Bianco, e Matteo De Longis, autore di Prism, due mondi veramente diversi che raccontano la fantascienza in chiave contrapposta fra loro, quindi è stato bello farli dialogare sulla fantascienza, essendo molto molto appassionato sulle prossime visioni fantascientifiche. È stata veramente una bella chiacchierata. E poi infine il terzo panel era invece con l'illustratore Daniele Serra, un illustratore che a me piace veramente tanto, è una delle mostre di Comic-Con dedicata proprio alla sua arte, lui fa queste illustrazioni molto orrorifiche con acquerelli e contrasti tra il buio e la luce, il ghiaccio e il sabbiato, veramente forte, e infatti non ho potuto non portarmi a casa anche il suo artbook edito da Sergio Bonelli, editore Visioni, un artbook davvero splendido in cui si vedono tutte quante una selezione di illustrazioni di Daniele. Vi faccio vedere un po' qualcosa sperando che si veda nonostante il riflesso, però andatevi a vedere online qualcosa perché fa delle illustrazioni veramente splendide, ha collaborato con tantissimi autori, anche con Stephen King, qui per esempio una rappresentazione di Pinhead di Hellraiser, veramente molto forte.
mi sono fatto fare anche un disegnetto dal buon Daniele. Eccolo qua, non si vedrà mai, vediamo un po', eccoci qua, sì, si vede un pochino questa figura di donna un po' inquietante. Comunque è stata veramente una bella chiacchierata, mi ha fatto piacere poter parlare con lui un po' della sua arte e capire un po' di più sul percorso che lo porta a creare questi quadri pazzeschi. E dato che a questo punto ho cominciato, direi di partire con le altre cose, le altre opere che mi sono portato a casa, iniziando da questo libricino edito da Eris Edizioni di Alessandro Ripane, Deadline Party. A me Ripane fa molto ridere, hai rubato anche tu questo disegno, edito da Edizioni BD, mi aveva fatto spaccare. Questo libricino mi incuriosisce assai, ancora non l'ho letto, ancora non ho letto tante delle cose che vi farò vedere, però mi andava di far vedere un pochino tutto e di parlarne. Ripane ci ho fatto pure una serata tra quelle di Comic Con, quindi ci ho passato pure un po' di tempo ed è veramente super simpatico anche nella vita vera, oltre che quella fumettistica. Questa qua è la sua nuova opera e anche da lui mi sono fatto fare un disegnetto e con l'occasione mi sono fatto fare un piccolo ritrattino, cosa sono io nel suo stile, eccoci qua. Molto carino. Ma andiamo avanti a sprombattuto con gli amici di HoloPress. A me le cose di HoloPress mi mandano sempre fuori di testa perché incontrano davvero tanto quelli che sono i miei gusti e soprattutto sono sempre super gentili e disponibili e danno sempre tantissimi consigli. In questo caso mi sono preso questo Black Marrow di Pasta a Colazione, un artista italiano e con uno stile davvero strepitoso, pittorico. Mi fa impazzire i bordi delle pagine, che sono anch'essi decorati in maniera splendida, come in questo caso. E ancora non l'ho letto e sembra davvero intrigante anche dal punto di vista narrativo, però ecco, dal punto di vista visivo ed estetico è un qualcosa di assolutamente notevole. E poi un'altra cosa che mi sono portato a casa, e ringrazio gli amici di HoloPress, è questo, The Rust Kingdom, nella edizione Necromancer. Io, Spugna, sono un enorme fan dai primordi, e diciamo che ecco, l'edizione di Rust Kingdom in questa veste gigantesca mi mancava e sono stato contentissimo di poterla avere. Io già ce l'ho appunto nella vecchia edizione, quella con copertina flessibile, mi sa che si vede pure qua dietro, eccolo qua, è questo qui. Però ecco, in questa edizione con copertina rigida, gigantesca, fa veramente la sua porca figura e sono davvero contento di poterla avere adesso nella mia collezione. Tiè, guardate qua. Se non conoscete Spugna, ragazzi, andatevi a recuperare le sue cose, partendo magari proprio da The Rust Kingdom. Ogni cosa che fa è abbastanza scollegata dalle altre, quindi potete iniziare da qualunque punto. E soprattutto andatevi a guardare anche tutto il catalogo di HoloPress, perché pubblicano delle cose meravigliose, molto cupe, dark, marcione, belle violente, come piacciono a me. E ecco appunto, Spugna è perfettamente in linea con il loro catalogo e questa edizione mi rende davvero contento. E dato che stiamo parlando di cose pazzerelle, direi di passare a un paio di cosette di Coconino. Ovviamente ho incontrato tanti autori anche per interviste, per chiacchierate, le vedrete alcune sui miei canali, alcune sui canali di testate con cui collaboro. Tra i molti ho parlato anche con Marc-Antoine Mathieu e mi sono portato a casa le due opere che lui aveva lì, ovvero Deep Me e Deep It. Opere molto particolari che si basano entrambe sull'unicità della cromia. Questo volume è quasi tutto bianco, questo volume invece è quasi tutto nero, ma soprattutto è stato interessante come Marc-Antoine Mathieu decidesse di dedicare a sketchare i suoi volumi. Faceva mettere le persone di profilo e con una tecnica di puntinismo andava a ritrarre il loro profilo, e questo è lo sketchino che mi ha fatto a me. Devo dire, molto molto interessante.
bella come tecnica, e poi devo dire che mi somiglia anche un bel po'. No, qua c'è il riflesso, eccoci qua. Non male, eh? L'opera, ecco, come dicevo, è quasi tutta nera per gran parte del volume. Non l'ho ancora letto, né questo né Deep Pit, quindi poi vi dirò qualcosa in più una volta che li leggerò, però diciamo che a me questi esperimenti un po' folli e un po' fuori dagli schemi piacciono sempre molto, quindi credo che mi faranno abbastanza impazzire, così come mi ha fatto abbastanza ridere, e questo l'ho già letto, quindi vi posso dire che è davvero pazzerello. Gatto Pernucci di Utah. Purtroppo non sono riuscito a farmelo dedicare perché non ero nello stand nel momento in cui Utah era in dedica. Anche lui faceva degli sketch pazzissimi, facendo tirare con i dadi, estrarre i colori. Se trovavi i colori di Gatto Pernucci, ricevi una dedica pazza, assurda, incredibile. Altrimenti ti creavi il tuo gatto, estraendo anche delle sillabe diverse. Una roba folle che farò quando ribeccherò Utah in fiera. Mi aveva conquistato, devo dire, già dall'estetica questo volumetto, quindi me lo volevo prendere. E devo dire che dopo averlo letto, non ha disatteso le aspettative. È un viaggio totalmente pazzo e folle, che vede al centro questo gatto un po' santone, un po' divinità, un po' metafora di altre cose. Adesso non sto a dirvi troppo. Con questi colori molto pastellati, cartuneschi, ma a tratti anche un po' inquietanti per quanto riguarda la storia e come si dipana nell'arco dell'opera. Vediamo se mette a fuoco. Eccoci qua. Carino, mi è piaciuto molto e devo dire che era più o meno quello che avrei voluto vedere. Quindi una cosa folle e anche un po' da interpretare come meglio si crede. Assolutamente approvato, Gatto Pernucci. Ma andiamo avanti con Tunue. Tunue ho preso soltanto una cosa, ma di peso, ovvero Diario di Nœud. Di peso perché, ecco, guardate il dorso del volume per capire un po' la stazza e il peso. Un'edizione tra l'altro bellissima, anche con questa bagna che decora le pagine con dei cuori. Un volume di peso anche dal punto di vista storico, perché qui si tratta di una delle prime autobiografie fumettistiche, un'opera che è richiesta all'autore più di 10 anni di lavoro, e nella quale l'autore Nœud si è messo a nudo dal punto di vista sentimentale, sessuale, personale, psicologico, un po' una via di mezzo tra un trattato filosofico e una seduta di psicanalisi. Ancora la devo leggere per intero, però ho avuto anche l'opportunità di farci una chiacchieratina e devo dire che Nœud è un personaggio che anche soltanto rispondendo alle domande che gli si fanno allo stand o nelle interviste si lascia andare a un flusso di coscienza semininterrotto, e quindi sono davvero curioso di vedere qua dentro quanto ci ha messo di suo. E c'era anche la sua mostra a Comic-Con, quindi è stato bello poter vedere anche le tavole originali di un'opera così importante. Vi faccio vedere un paio di tavole anche qui con questi bianchi e neri molto tratteggiati, e anche queste chine nerissime, soprattutto nelle sequenze più oniriche. Davvero molto interessante, e ecco appunto anche per l'importanza storica di quest'opera è stato veramente bello poter vedere l'autore a Comic-Con e poterci anche fare una chiacchieratina. Questo è dietro da Tunue. Andiamo avanti con altre cosine. Mi sono accaparrato da Star Comics il manga di cui tutti stanno parlando. Shibatarian, in questa edizione Variant, molto carina, devo dire. Ho beccato subito la tavola iconica di Shibatarian con tutte le facce inquietantine. Questo l'ho letto, ragazzi, e sinceramente vi posso dire già qualcosina e non capisco tutto il battage mediatico che c'è attorno a questo manga. Siamo soltanto al primo numero, leggerò almeno altri due numeri per poter avere un'idea precisa.
non mi ha proprio entusiasmato, ecco, come possiamo dire. Alcune trovate interessanti e divertenti dal punto di vista narrativo, perché è pazzissima, è folle, è totalmente disconnesso, le situazioni si susseguono apparentemente senza alcuna soluzione di continuità. Però mi è sembrato un po' scialbetto, non mi ha inquietato, non mi ha particolarmente divertito, disegnato non benissimo, per essere gentile. Insomma, da un manga che sta avendo tutto questo clamore mediatico, mi sarei aspettato qualcosa di un pochino più solido. Non mi è sembrato così, o almeno a me non ha entusiasmato. Però sono curioso di vedere come va avanti perché potrebbe avere delle sorprese, degli sviluppi inaspettati. Per ora, per me, è un nì. Ed è una cosa che mi ha convinto così così. Passiamo a una cosa decisamente più interessante, ovvero il libro dell'amico Angelo Cavallaro, alias Sommo Buta, ovvero Comics e Manga, la storia del fumetto in 10 racconti. Un libro che appunto ripercorre alcuni avvenimenti topici, seminali del mondo del fumetto, dal manga al fumetto americano e supereroistico, la graphic novel, da un conoscitore d'eccezione come Angelo, appunto. Non l'ho ancora letto, lo approccerò a breve, quindi farò sapere di più. Nel frattempo, faccio davvero tanti complimenti ad Angelo per essere riuscito a pubblicare questo libro, veramente interessante, molto molto curioso di leggerlo, e lo ringrazio soprattutto per avermi, omaggiato di una copia e di avermi anche fatto la sua dedichina col, maialino che eccolo qua, che adesso si vede. Vi farò sapere di più, appena lo approccerò e nel frattempo grazie ancora e complimenti Angelo. Ma andiamo avanti veloce perché di cose ce ne sono ancora tante. Ecco, un volume che sono stato contento di prendermi in formato fisico perché l'avevo letto nella fase di valutazione delle candidature che poi era rientrata nella selezione per miglior opera prima, è stato Dog di Vaga, Valentina Galluccio, un'opera davvero bella, un esordio folgorante di questa autrice che tra l'altro era lì al Comic Con in dedica, mi ha fatto molto piacere conoscerla di persona, uno stile davvero riconoscibile, molto underground, graffiato, con queste tavole pienissime, frenetiche. Uno stile che mi ha conquistato subito appena l'ho letto digitalmente tramite i volumi che avevamo, insomma, per la selezione. Però mi faceva piacere, ecco, averlo fisico, per vedere anche un po', meglio, sono, ecco, immerso nell'oscurità, per vedere anche un po' meglio la resa su carta, e devo dire che non disattende le aspettative e le valutazioni, ecco, che avevo fatto vedendo il volume dal punto di vista digitale. Davvero bello, vi consiglio di recuperarlo, edito da Edizioni BD, Edizioni BD che quest'anno ha sfornato una serie di bombe, una dopo l'altra, senza senso. Tra l'altro Valentina mi ha anche fatto una dedichina. Tac, eccoci qua. Molto bello, sembra stampato, ma è stata opera di Valentina Vaga. Recuperatevelo perché merita assai. Sempre BD, primo volume di Kaia, è uscito anche il secondo, il primo l'ho preso per farmelo dedicare dal buon Wes Craig, che era ospite al Comic Con, eccoci qua, un bel disegno. Wes Craig, beh, autore fenomenale, già Deadly Class, mi aveva stregato, qui è un'opera un pochino più teen. Un pochino più avventura pura, distopica, divertente e un po' caciarona. Molto curioso di vedere come andrà avanti questa storia. Mi sta piacendo molto il primo volume, l'avevo già letto, e quindi sono veramente curioso di vedere il secondo e come andrà avanti poi l'epopea di Kaia. Wes Craig anche ci ha avuto l'occasione di farci una chiacchieratina. Quindi vedrete prossimamente un paio di intervistine qui o su altri libri. E poi sempre edizioni BD, mi sa che sono tutte edizioni BD da qui alla fine, The Call,
di Kelly Thompson e Mattia De Iulis, un volume che era abbastanza anticipato e che io e diversi colleghi, creators e giornalisti aspettavamo un bel po'. Clamoroso dal punto di vista visivo, sembra davvero pazzissimo. Io ancora non l'ho letto, quindi non farò giudizi completi sulla trama, però ecco, a una prima sfogliata dal punto di vista visivo è abbastanza incredibile. Ha uno stile che rasenta quasi il fotorealismo. Con una colorazione quasi da rotoscopio. Mi ricorda un pochino Undone, la serie quella su Prime Video che usava appunto questa tecnica, ovvero quella del rotoscopio, però ecco, vi lascio una tavola qua per farvi capire la potenza sia di disegno che di colorazione. Questo è il volume 1 e non so quanti volumi saranno, se c'è già un piano di pubblicazione. Però ecco, questo lo volevo prendere assolutamente e vi farò sapere quando lo leggerò. Cose che invece ho letto, Cuore di Simone Pace, in questa edizione tra l'altro stupenda, copertina rigida, scritta metallizzata, davvero bellissima, per un fumetto altrettanto bello. Questo l'ho letto, l'ho divorato. Simone è un artista incredibile. È anche simpaticissimo, abbiamo chiacchierato un bel po' lì durante la fiera, mi ha fatto anche una dedichina. Un'opera cyberpunk in un mondo in cui la tecnologia è illegale, o almeno è combattuta da una frangia di oppositori che combatte invece contro una frangia di sostenitori della tecnologia. Contro tra l'altro anche una razza di androidi, un mix di esseri tecno-organici, per un'opera che ha un po' di riferimenti a Blade Runner, un po' di riferimenti ad Akira, con un mix davvero strepitoso. Visivamente è bellissimo, e mi è piaciuta tantissimo la costruzione delle architetture, queste architetture molto cyber, poi con questi cavi che si intrecciano nei palazzi, e l'uso dei colori, una colorazione molto fluo, con tantissimi di questi violetti, questi azzurri, quasi punta una bicromia in molte tavole. E una storia che dal punto di vista narrativo scorre che è una meraviglia, si divora, e devo dire che dal punto di vista anche emozionale lascia un bel po'. Quindi ottimo, ottimo fumetto di Simone Pace, recuperatevelo, mi è piaciuto davvero tanto. E ecco, quindi sono molto, molto curioso di vedere Simone che altro sfornerà nei prossimi anni, perché questa è un'altra bomba. Come anche non l'ho ancora letto, mi incuriosisce tantissimo Lovesick di Luana Vecchio, un'opera che a una prima sfogliata sembra un po' Eyes Wide Shut, un po' Kill Bill, violentissimo, dalle tinte molto scure. Ne hanno parlato in tanti e devo dire che adesso vedo un po' che tavole vi posso far vedere perché c'è tanta nudità e c'è tanta violenza. Però ecco, devo dire mi interessa davvero molto perché dal punto di vista visivo è strepitoso. Dal punto di vista narrativo sembra essere abbastanza hardcore come piace a me, quindi un'opera della quale vi parlerò senza ombra di dubbio perché sembra essere un qualcosa di davvero interessante. Anche questa pubblicata da BD, come anche pubblicata da Edizioni BD, è anche Collo di bottiglia di Marco Quadri, un'opera che mi aveva intrigato tantissimo sin dalla Bologna Children's Book Fair. Ero andato a vedere una piccola mostra che esponeva alcune tavole dell'opera. Un'opera che devo dire come stile è abbastanza distante da quelle che sono di solito le opere del catalogo BD. Ma bene così perché è un qualcosa di davvero dirompente dal punto di vista visivo, con questi colori un po' sfalsati, quasi come se ci fossero delle aberrazioni cromatiche RGB per chi smanetta con queste cose.
Guardate qua, io con questo tipo di opere un po' artsy e sperimentali ci vado in brodo di giuggiole, quindi eccolo qua, collo di bottiglia. E questo era l'ultimo volume che mi sono portato a casa da questo Napoli Comic Con 2024, molto molto intenso. Mi sono portato a casa però anche un'altra cosina, perché ho fatto una piccola chiacchiera con Joe Romita Junior e quindi gli ho chiesto anche un piccolo disegnino. Eccolo qua, non è riuscito a intercettarlo a Lucca di quest'anno dove era ospite, quindi sono stato contento di poterlo beccare qui al Comic Con e di poterci parlare un po'. Lui, persona incredibile, super disponibile, veramente molto molto simpatico. C'era anche David Lloyd, che però avevo già intervistato, ci avevo già parlato all'Umbrecon. Già ho un suo disegno, quindi non ho dovuto fare la fila per questa edizione del Comic Con, però c'era anche lui. Ecco appunto, tanti ospiti di alto livello, tanti ospiti interessanti, una fiera che mi è piaciuta molto e sono stato contento soprattutto perché, nonostante fossi rimbalzato durante i giorni da un'intervista all'altra, un panel, 8.000 cose da fare, sono riuscito anche ad avere alcuni momenti di defaticamento molto piacevoli, fare una chiacchiera con amici e colleghi. Che spesso non vedo da altre parti se non nelle fiere, quindi ecco un qualcosa di piacevole, divertente e che spero continuerà a mantenere un livello così anche per gli anni successivi. Niente, questo era un po' tutto quanto. Fatemi sapere voi come andate il vostro Comic Con 2024, se c'eravate, cosa ne pensate, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Scrivetemi anche cosa vi siete portati a casa da questo Comic Con dal punto di vista di acquisti. E fatemi sapere quali altre fiere ci sarete. Voi, come al solito, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social dove pubblico contenuti un po' più short, dove vi aggiorno sulle prossime pubblicazioni che troverete lì e qua su YouTube. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!